Ciao, sono Marcello De Carolis ed oggi risponderò ad una domanda che per alcuni di voi sembrerà banale, ma per molti altri non lo è. Quali corde utilizzare per la chitarra battente? Infatti sempre più spesso mi viene chiesto quali corde utilizzare per la chitarra battente, dove comprare le corde per chitarra battente. Purtroppo sul mercato non esistono molte corde che nascono principalmente per essere montate sulla chitarra battente. Così bisogna adattarsi. Ora entriamo nel vivo dell'argomento e se ti va ti invito ad iscriverti qui sotto al mio canale YouTube per aiutare a crescere la mia community. Personalmente devo confessarti che nella scelta delle corde della chitarra battente ho avuto la strada spianata da Francesco Locisano e Sergio Pugliesi, che prima di me hanno sperimentato e provato diversi tipi di corde. Dopo anni di sperimentazione siamo arrivati a scegliere le Optima Gold String per chitarra elettrica con scalatura 009, 011, 014, 010, 013. Questo è l'ordine dal primo al quinto coro. Queste corde hanno la giusta brillantezza, robustezza e corposità per rendere le chitarre battenti Oliver OL strumenti meravigliosi. Infatti con queste corde le Oliver OL riescono a vibrare bene mettendo al meglio il suono che le rende così uniche e meravigliose. Storicamente sulle prime chitarre battenti veniva utilizzato del filo armonico come corde. Diventando uno strumento popolare, molto spesso veniva usata la stessa scalatura per tutte e 10 le corde. Quindi questa scelta dava ai cori una notevole differenza di tensione, oltre che una grande difficoltà per la tenuta dell'accordatura. Per fortuna ad oggi questa credenza è superata e vengono usate diverse scalature per i diversi cori. Ad oggi esistono diversi tipi di corde per chitarra battente o che si possono appunto adattare. Quelle che posso consigliarti sono tre. Ora ti spiegherò quali scegliere in base alle tue esigenze e al tuo strumento. E ti ricordo che in descrizione troverai tutti i link per acquistarle. Le prime che ti consiglio sono le Dogaline per chitarra battenti. Sono delle corde della Dogal sviluppate per le chitarre battente tradizionali. Infatti hanno una bassa tensione e quindi non mettono sotto pressione molto lo strumento. Ti ricordo che le chitarre battenti tradizionali non hanno l'incatenatura qui sotto il piano armonico e quindi non possono sostenere grossi carichi. Le dogaline quindi sono ideali, ma data la bassissima tensione ti permettono di suonare solo nel modo tradizionale di accompagnamento al canto. Elixir per chitarra elettrica, sempre nella scalatura 009, 011, 014, 010, 013. Sono delle buone corde che hanno una buona tensione e ti permettono di suonare tutto, ma ti consiglio di comprare solo se non riesci a trovare le Optima, dato che al momento sono le migliori. Optima Gold String per chitarra elettrica, le corde ufficiali che usa Francesco Locisano e che Sergio Pugliesi Oliver monta su tutte le chitarre battenti OL che costruisce. Sono corde placate in oro, per questo hanno il colore dorato. La scalatura usata è 009, 011, 014, 010, 013. Sono le uniche corde ad oggi che ti permettono di poter suonare tutto con la tua chitarra battente, dall'accompagnamento al canto nella musica popolare fino ai virtuosismi più estremi. Non sono corde che nascono per chitarra battente, ma nascono per chitarra elettrica, quindi devi acquistarle singolarmente, due per ogni tipo, per ogni scalatura. Per evitare di sbagliare acquisto, Farfly Audio Music Shop di Potenza, il mio negozio di strumenti musicali di fiducia, ha creato una cordiera custom in modo da poterle acquistare facilmente senza commettere errori. Ovviamente non è una cordiera ufficiale creata dalla Optima, che forse non sa neanche che le utilizziamo sulla chitarra battente. Quindi solo da Farfly Audio potrai ordinarle con un solo click, senza dover ordinare le corde singolarmente, ricordandoti di dover raddoppiare ogni singola corda. Spero che questo mio video ti abbia chiarito un po' le idee sulla questione quale corde utilizzare per la chitarra battente. E se non sai dove comprare le corde per chitarra battente, ti ricordo che puoi farlo da Farfly Audio Music Shop di Potenza, l'unico negozio ad oggi ad aver creato la cordiera custom di Optima Gold String per chitarra battente. Da loro puoi trovare anche le altre corde che ti ho indicato precedentemente e in descrizione tu troverai tutti i link per poterle acquistare comodamente con un solo click e riceverle a casa. Se hai difficoltà puoi contattarli, Fabio Rocco e tutto lo staff sono preparatissimi e a tua completa disposizione. Ma se capiti qui a Potenza potrai trovarle nelle loro fantastiche sedi e conoscere personalmente tutto lo staff del negozio. E ti invito a provare nel
caso ancora non l'abbia fatto, a montare sulla tua chitarra battente le Optima Gold String. Ti assicuro che il suono della tua chitarra battente sarà dorato. Per oggi è tutto e ti saluto. Spero che questo mio video ti sia stato utile. Tu usi altre corde per chitarra battente? Quali hai provato? Fammelo sapere qui sotto nei commenti. Ti ricordo di seguire il blog del mio sito internet www.marcellodecarolis.com e le mie pagine Facebook, Instagram e Spotify e ovviamente di iscriverti qui al mio canale YouTube. Solo così potrai restare aggiornato su tutte le mie novità della chitarra battente e non solo.